felice di essere qui oggi per davvero e ringrazio tutti per aver sfidato le intemperie atmosferiche. È un giorno molto importante questo, perché siamo venuti nella regione, diciamo, con un anello debole rispetto al resto del paese, e quindi ringraziamo tutte le autorità e tutti gli altri attori che oggi sono con noi a discutere di come si può o di come si possa risolvere questo problema. Allora io comincerei con i saluti del governatore, che in questo caso vengono portati da Enrico Coscioni, che è il suo personale advisor, se si può dire, non so usare una parola inglese, per tutto quanto riguarda i temi della sanità. Quindi grazie e a lei la parola. Presidente, grazie, buongiorno a tutti. Sono delegato appunto al Presidente De Luca a portargli gli auguri di un'ottima giornata di lavoro, congratulandosi chiaramente con l'iniziativa, che è un'iniziativa di grande valore sociale e un impatto sul mondo della donna. Per quanto riguarda quello che sono le nostre proposizioni, sono assolutamente, prima la moderatrice ci incitava a una sensibilità è massima, ma per due ordini motivi. Uno, perché le nostre mamme, i nostri mogli, le nostre figlie non debbano più subire mutilazioni e danni, e parliamo non solo di morbidità purtroppo, ma anche ancora di una mortalità molte volte inaccettabile. E in particolar modo ci riferiamo a questo ritardo, inutile nasconderci, gravissimo sugli screening, e in particolar modo sugli screening oncologici e quelli del tumore del seno. Siamo ancora più indietro perché rispetto ad altri screening, vedo un collega che sto dirigendo una breast unit qui al centro di Napoli, per avere una breast unit si prevede una serie di professionalità e anche di tecnologie che purtroppo, sembra incredibile dirlo, nel 2015 in alcuni posti della nostra regione Campania, in alcune aste, sono stati non ben conservati, perché in alcuni casi c'erano anche, poi si è rotto l'ecografo, è scomparso il radiologo, c'era la prima di personale. Noi veniamo da 7 anni di blocco del turnover, che significa non poter sostituire quelli che andavano via, lo stiamo sbloccando da poco tempo. Siamo stati al 2013 al 15% delle persone che sono andate via, del dismesso, del cessato, siamo riusciti ad integrare. Per il 2014 siamo al 30%, ci consideriamo al 2015 al 50%, e dal 2016 dovremmo tornare finalmente al 100%. Sono tutte però contrattazioni che vengono fatte con il Ministero dell'Economia e Finanza, perché essendo sottoposti al piano di rientro, noi abbiamo un commissario governativo che gestisce la parte economica della sanità. Allora, grazie di queste parole che mi sembrano di buon auspicio per i lavori di oggi. Il percorso sta iniziando e quindi io chiederei a questo punto alla città che ci sta ospitando, quindi al suo primo cittadino, di venire qui da noi, darci un saluto, e le ricorderei che il movimento di Europa Donna, un movimento internazionale che si occupa dei diritti delle donne, e quindi siamo qui oggi per cercare di arrivare alla normalità, mi piace questo suo stimolo, perché anche le regioni del sud, in particolare la Campania, siano all'altezza del resto del paese. Grazie. Buongiorno. Buongiorno, ringrazio la Presidente Europa Donna Italia di avermi invitato. La lotta per i diritti è molto lunga, è tutta da compiersi e da attuarsi. Poi spesso mi si fa questa domanda: l'anelito verso la normalità, che suppone sapere che cos'è la normalità, che io sono arrivato a 48 anni e mi affanno a cercare di capire. Se fosse un paese normale io non farei il sindaco di Napoli, farei il magistrato, per quello per cui avevo cercato e sognato di farlo. Quindi noi cerchiamo di attuare i diritti. In questi 4 anni ho capito che sanità è molto informazione,
Noi abbiamo cercato ogni giorno di dare al nostro piccolo il contributo affinché si potesse parlare di sanità nella nostra città, anche nei luoghi aperti. E aumentano le occasioni in cui si fa prevenzione, informazione, conoscenza e sapere nelle piazze della nostra città. Qualche giorno fa con il villaggio della prevenzione a Piazza Plebiscito, a Napoli ci vuole fegato in Piazza Dante, e così anche sulle malattie reumatiche qualche giorno fa a Piazza Dante, oggi qui a Via Terracina. C'è bisogno di informazione, perché come giustamente avete scritto voi nella lettera di invito che mi avete mandato, informazione, conoscenza e prevenzione significa anche la più corretta delle spending review che si possa fare. Che in questi anni ci hanno bombardato dicendo che c'erano eccessi di spesa sulla sanità e su altri diritti, e ovviamente a me non sfuggono gli sprechi, gli scandali, gli affari che ci sono stati, ma si è buttato un po' tutto poi via, e nel senso si è fatto pagare ai cittadini, ai bisognosi, una spending review troppo orizzontale e troppo dura. E invece vorrei, visto che si parlava di diritti, e il diritto alla salute è uno dei primi sancito nell'articolo 32, ma non solo nell'articolo 3 e in altri articoli della Costituzione, non possono essere compressi da parte di stabilità e spending review. Di questo ne sono fermamente convinto. Cioè noi dobbiamo razionalizzare, come si diceva prima, dobbiamo cogliere le opportunità. A Napoli sta per partire, perché è stato inaugurato forse un po' troppo frettolosamente, sta per partire finalmente l'ospedale del mare, deve essere un'occasione, cioè non per depauperare ad esempio i presidi di salute anche pubblica del nostro centro storico, ma razionalizzare. Questa deve essere la sfida non solo della politica, ma anche dei manager, di chi ha responsabilità negli ospedali, nei distretti, eccetera. E poi la salute ha oltre a che fare col benessere individuale, con la spesa pubblica, con la prevenzione, ha molto a che fare anche con la sicurezza. Si parla tanto, no, di criminalità, di sicurezza. Bene, se chiude un centro, faccio un esempio, di neuropsichiatria infantile nella nostra città, in un quartiere a rischio, per la spending review, tu vai a togliere un presidio non solo di salute intesa tradizionalmente, ma anche un luogo in cui si coglie il disagio di una società, si colgono le differenze. E questi incontri sono importanti anche perché mi accorgo sempre di più nel fare il sindaco che molta gente, una volta rappresentava anche la media borghesia della nostra città, si è avvicinata un pochino al ceto povero e non hanno più le risorse economiche per fare prevenzione. Ecco perché non ci meraviglia il dato che 2.300 persone la scorsa settimana si sono fatte visitare da medici che hanno fatto volontariato a Piazza Plebiscito. E mi dicevano gli organizzatori, hanno individuato ben 30% di soggetti a rischio in questi 2.300. Quindi noi avremmo salvato, avremmo tutti quelli che hanno contribuito, salvato delle vite e abbassato i costi della spesa sanitaria, che non deve essere solo il momento in cui tu accogli una persona che si trova già nel momento della difficoltà. Quindi la sfida della prevenzione è veramente una sfida di civiltà in tutti i sensi intesa, salute, diritti, benessere, spesa pubblica, e vivere sicuramente meglio. Allora io vi ringrazio che avete scelto Napoli, perché colgo questa opportunità per la città, cioè che sempre di più Napoli viene individuata comunque anche come un centro di eccellenza. Voglio chiudere su questo: sta diminuendo anche la migrazione sanitaria nella nostra città. Io lo voglio ricordare perché ne sono testimone, non solo avendo fatto il sindaco, ma anche perché sono cittadino di questa città. Queste città sono tantissime eccellenze, e non è vero che Napoli è serie B nella sanità. Il compito nostro è cercare di raccontare anche la buona sanità e non solo la cattiva sanità, e provare a dare dei piccoli segnali. Da ultimo, e chiudo veramente su questo, qua vicino a 300 metri qualche giorno fa noi abbiamo riconvertito, bene confiscato alla camorra, l'abbiamo dato ai genitori dei bambini malati di tumore che vengono da fuori Napoli, quindi questa è un'immigrazione sanitaria, che non avevano la possibilità economica di andare in albergo. Ecco, io credo che Napoli può e deve diventare, per i tanti giovani che ha, città d'Europa con il maggior numero di giovani, non ci possiamo accontentare di formarli nelle nostre scuole, nelle nostre università. Proviamo a farli rimanere giovani, ricercatori, pazienti. E io sono convinto che qui ci sono tante eccellenze, spetta anche a noi raccontarle, le prassi buone. Quindi grazie e buon lavoro a tutti voi. Una piccola introduzione per ricordarvi molto brevemente che oggi è un giorno molto importante. Abbiamo scelto Napoli, sicuramente
per, diciamo, questo area di debolezza che c'è ancora da colmare, ma perché oggi è la giornata internazionale della salute del seno. È la giornata che Europa Donna, con i suoi 47 paesi un po' in giro per l'Europa ed oltre, ha individuato, voi sapete che è ottobre, il mese della prevenzione, però oggi è proprio la giornata dedicata al seno. E quindi ricordo che Europa Donna è nata 21 anni fa ormai su uno stimolo da parte del professor Veronesi, che direi ha stimolato molto questa patologia e le sue risoluzioni. I nostri obiettivi sono due: la prevenzione, è questo il motivo per il quale siamo qui, e il secondo è quello di avere in Italia le famose pressioni, cioè i centri di sonologia multidisciplinare, dove una donna che ha riscontrato la malattia del tumore al seno possa recarsi ed avere a 360 gradi, direi, tutto la necessaria qualità della cura che questa malattia, diciamo, prevede. Europa Donna, dicevo, è nata in Italia e si chiama così in 47 paesi, e quindi abbiamo una rappresentanza di Europa Donna anche a livello di Unione Europea, ed è quella che ha individuato insieme alle Commissioni Sanitarie Europee gli standard per lo screening mammografico. Questi sono alcuni riferimenti dove per esempio un dato per tutti: uno dei requisiti è che chi effettua le mammografie sia un radiologo che ne abbia fatte il centro a cui appartiene almeno 5.000. Quindi qui stiamo parlando di una qualità molto elevata e di sicurezza per la donna. Il nostro impegno per la prevenzione, quindi perché siamo qui oggi? Allora, vi ho già detto perché è la giornata internazionale del seno, perché Napoli riteniamo abbia bisogno di avere tutte le nostre forze per poter, diciamo, arrivare agli standard italiani ed anche europei, ma poi perché oggi abbiamo pensato di chiudere questa giornata, perché oggi, stamattina, lavoriamo, eccetera. Riteniamo che questo sia l'inizio di un lungo percorso che ci porta però ad un'uscita dal tunnel, e quindi riteniamo che quando si finisce un percorso e si arriva alla luce, diciamo, ci sia anche un momento di gioia. Per cui questa sera, grazie al presidente Scaccabarozzi, facciamo anche un momento di allegria, ci ascoltiamo della buona musica, balliamo, eccetera, e siamo qui a Napoli proprio per celebrare questo momento, diciamo così, importante. Gli obiettivi di questo impegno, e quindi ringraziamo ovviamente il presidente per aver voluto diciamo essere con noi in questo percorso, i nostri obiettivi sono quelli appunto della salute e del benessere del cittadino, perché riteniamo anche che una buona ottimizzazione della spesa pubblica porti, diciamo, due benefici: da una parte ad una migliore qualità della vita del cittadino, ma anche ad un contenimento e una razionalizzazione della spesa, anche perché sappiamo la nostra popolazione in Italia per i livelli di qualità della vita invecchia, ed è importante che invecchi, come si dice, in buona salute e con grande qualità. Ricordo che qui entriamo un po' nelle note dolenti: 48.000, questa è la patologia che in qualche modo attacca di più le donne, ovviamente, ed è la prima causa di malattia delle donne. Ben 48.000 se ne ammalano durante l'anno, e ahimè 12.000 per mille motivi, ma uno è importante: per la mancanza di una corretta prevenzione muoiono di questa malattia ancora. Il professor Veronesi ci ricorda che l'obiettivo è arrivare a mortalità zero. Oggi una buona prevenzione porta ad una guarigione, quindi ad una sopravvivenza del 98%, ma purtroppo la mortalità è ancora troppo elevata. Quindi, e qui veniamo, direi, ad una chart, ad una prossima, gentilmente, ecco, dove, come vedete, abbiamo sottolineato in rosso i dati, diciamo, più critici,
perché se su 100 donne, 5 milioni e 2 in Italia, nell'età diciamo critica, cioè 50-70 anni, vengono invitate al nord nel 93%, ahimè, al sud in generale, e qui evidentemente includo anche la Campania, abbiamo una chiamata troppo bassa, quasi 40% qui su 100 donne, quindi è troppo basso. Le donne nell'età 50-70 anni hanno il diritto di essere chiamate al 100%, quindi questo è il primo invito che rivolgiamo alle istituzioni. Il secondo è riguarda l'informazione, riguarda la sensibilizzazione. Se sono cosciente che corro un rischio in quella fascia di età, io devo, ho il diritto per me e per la mia famiglia di rispondere alla chiamata che le istituzioni mi fanno. E quindi il 44% di nuovo è un dato troppo basso. E qui do l'ultimo dato, negli ultimi 2 anni, e questi sono tutti dati che poi il dottor Saguatti ci illustrerà meglio, abbiamo una partecipazione troppo bassa ancora del 54%. Io chiudo questo mio breve intervento perché ritengo, da quando ho l'onore di rappresentare Europa Donna, che qui c'è tantissimo da fare in Italia. C'è un solo segreto: o facciamo le cose tutti insieme, oppure qui perdiamo dei treni, anche dei treni europei, ma più che altro abbiamo una grossa dispersione della spesa pubblica, abbiamo, diciamo, delle vite sprecate, e con tutto quello che una vita sprecata comporta in termini familiari e in termini sociali. Quindi il mio appello è rivolto all'istituzione, ma anche ai medici, alle associazioni pazienti, che ringrazio perché in ogni nostra occasione c'è sempre un'adesione molto, molto partecipata, perché noi sappiamo che cosa significa passare attraverso questa malattia, l'industria farmaceutica, i media, l'opinione pubblica. Ecco, tutti quanti insieme dobbiamo fare questo percorso. Se, come credo sia condivisibile, questo tema, questa emergenza, questa anche emergenza sociale, credo che la possiamo risolvere soltanto se stiamo tutti quanti insieme. Quindi io chiamo alla buona volontà, alla responsabilità, all'etica, al volere fare qualcosa di positivo per il nostro paese. E quindi io davvero vi ringrazio tutti, e in particolare chiudo con questa chart. Europa Donna ha l'onore di rappresentare qualcosa come 70 associazioni poi di caregiver sul territorio, e ben 11 sono qui presenti oggi, e ben 11 sono quelle che in Campania si danno da fare in un modo meraviglioso. Voi, abbiamo chiamato 2 o 3 di queste donne che fanno tutto il giorno, integrano quello che magari a livello pubblico le donne non riescono ad ottenere. Sentirete dalla loro viva testimonianza quanto lavoro stanno facendo e quanta attività porta, diciamo, per il bene delle cittadine campane. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. A questo punto il cancro mette in discussione l'organo che è simbolo della femminilità, della maternità, dell'essere donna. Ci deve essere una rielaborazione di tutto questo percorso, di tutto quello che è stato messo in discussione da un'operazione che è più o meno invasiva, sia l'operazione che mette in discussione l'essere donna in senso definitivo, no? Perché o abbiamo avuto una mastectomia o una quadrantectomia, ma anche le terapie che ci mettono in discussione a livello femminile attraverso la chemioterapia, perdendo capelli, gonfiando perché facciamo anche ormonoterapia, o la pelle che brucia con la radioterapia. Queste sono tutte cose che la donna comunque deve prendere, prende su di sé, deve rielaborare per riconquistare l'immagine che ha di sé. E credo che tante sono i fattori. La voce delle associazioni. La voce delle associazioni, anche questa è molto forte. Abbiamo visto nella relazione precedente, no? Quello che sta succedendo. Che cosa vogliamo? Prima di tutto vogliamo che ci sia una forte sensibilizzazione da parte degli enti, da parte delle autorità,
e da parte anche di, delle donne stesse, sensibilizzazione nei confronti della malattia, del tumore al seno, non è ignorandolo che il tumore scompare, il tumore c'è, quindi affrontiamolo e facciamo delle campagne di sensibilizzazione. Non possiamo permettere che scopriamo la malattia quando è già avanzata, non è possibile. Quindi non possiamo permettere che non ci siano lettere di invito allo screening, non ci sia, possiamo permettere che non ci sia risposta delle donne allo screening. Questo è veramente molto importante. Cosa vogliamo? Vogliamo che la donna sia presa in carico dalla struttura sanitaria, va presa in carico a 360 gradi. Ci deve essere prima di tutto una qualità nell'offerta sanitaria. Dobbiamo pretendere che la struttura sanitaria possa avere degli strumenti diagnostici all'avanguardia, che il personale sia competente e che comunque ci sia un'alleanza terapeutica fra la struttura sanitaria e... volevo solo dire che ha messo sul tappeto una serie di problemi che poi dopo discuteremo nella tavola rotonda. Sì. Quindi volevo pregare anche gli interventi successivi di stringere molto, insomma, di trasformarlo in una testimonianza, perché mi sembra che gli argomenti siano stati veramente tutti già messi messi così all'attenzione, e forse noi abbiamo la grande fortuna di avere gli interlocutori che possono risolvere, compreso l'aspetto farmacologico. E quindi io darei molto spazio, un po' più di spazio poi dopo. Sì, tranquilla. Vorrei che ci fosse questa alleanza terapeutica fra la struttura sanitaria e la donna che si rivolge alla struttura sanitaria. La donna, secondo me, deve essere presa in carico dal momento della diagnosi fino al momento del follow-up. La persona non deve non sapere a chi rivolgersi per prendere appuntamenti, per cercare l'oncologo che dice venga alla prossima visita fra 3 mesi con la mammografia, con analisi fatte, si telefona al CUP e queste analisi vengono, gli appuntamenti vengono fissati dopo 6 mesi. La donna non sa come comportarsi e quello che fare. Quindi secondo me ci deve essere un'alleanza terapeutica, ma ci deve essere anche una chiarezza nel colloquio con la struttura sanitaria. Secondo me ci deve essere il fatto che la donna deve capire che cosa le sta. Perdonatemi, per me è la prima volta, quindi sono emozionatissima. Collaboro con l'associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro da alcuni anni e mi occupo principalmente della progettazione e dell'organizzazione di attività dedicate alle donne con tumori femminili che sono in trattamento chemioterapico. Insieme ad altri volontari dell'associazione svolgo anche il servizio di accoglienza presso l'unità di senologia di Salerno. L'Angela Serra è nata con un grande desiderio, quello di essere accanto ai pazienti oncologici, con la consapevolezza che il cancro è una patologia multidimensionale e che quindi va affrontata in maniera completa, a 360 gradi. Il cancro invade la sfera affettiva, psicologica, sessuale, familiare, lavorativa. Quindi il compito di noi associazioni è quello di prendersi cura del paziente in maniera completa, cercando di rispondere ai loro bisogni in maniera puntuale e soprattutto omogenea. L'abbiamo visto prima dagli interventi precedenti. Purtroppo ancora adesso dai dati dei registri tumori registriamo una forte migrazione sanitaria di pazienti che, non conoscendo le strutture presenti sul proprio territorio o per una mancanza di fiducia, decidono di farsi curare in altri centri, creando notevoli disagi, perché non è semplice abbandonare la propria famiglia, abbandonare la casa, gli affetti, il lavoro e spostarsi in altre città del centro del nord Italia. Quindi uno dei grandi obiettivi dell'Angela Serra è cercare di contenere la migrazione sanitaria, soprattutto dando le corrette informazioni sulle nostre strutture e cercando di migliorare le strutture presenti. Un esempio concreto di quello che abbiamo fatto è il progetto
Cuore Rosa, che è dedicato proprio alle donne. Fino a qualche anno fa, nel 2008, a Salerno non esisteva una struttura dedicata alle donne, ma le donne che avevano delle patologie mammarie, sia esse benigne che maligne, erano costretti a farsi visitare in un ambulatorio che afferiva al reparto di chirurgia generale. Molto spesso aspettavano in lunghi corridoi senza avere nemmeno la possibilità di sedersi o di avere un minimo di accoglienza, e questo ovviamente generava una forte sfiducia e decidevano di farsi curare altrove. Nel 2009, insieme all'azienda sanitaria di Salerno, abbiamo deciso di ristrutturare alcuni locali che erano già presenti. Li abbiamo ristrutturati, abbiamo arredato la sala d'accoglienza, ci sono dei volontari che tutti i giorni offrono del caffè, del tè, accompagnano le signore nei reparti, e quindi in poco tempo è diventata veramente una piccola oasi, un centro dove la donna si sente curata nella sua completezza. Ha delle equip di medici specializzati che si prendono cura della donna dall'inizio della diagnosi, durante tutto il percorso fino alla riabilitazione e anche alla ricostruzione della chirurgia plastica. Proprio dal rapporto costante, dal rapporto quotidiano con le donne, oggi vorrei dare spazio a loro e vorrei dire quello che mi è stato riferito per quanto riguarda le loro esigenze e quello che adesso ci chiedono. Chiedono alle istituzioni, chiedono a noi associazioni di potenziare le campagne di prevenzione, perché non è pensabile che nel 2015 ancora adesso arrivino a Salerno donne che ci chiedono: ma che cos'è l'autopalpazione? Perché si fa la prenditura del capezzolo? Altre invece ci chiedono quando iniziare i primi controlli. Alcuni invece temono che le radiazioni dovute dalla mammografia durante gli screening organizzati addirittura siano forse più dannose del beneficio di avere una diagnosi precoce. E allora, se è vero che la prima cura è l'informazione, dobbiamo innanzitutto potenziare le campagne informative. E lei, scusi, lei ha preso un punto molto preciso, tra l'altro vedo i rappresentanti delle istituzioni che prendono appunti. Sì. Le faccio una proposta: sì, essendo la sua un punto fermo, vogliamo prenderlo come sintesi del suo intervento? Sì, vorrei soltanto aggiungere un'ultima cosa, se è possibile, tralasciando gli altri punti perché sono stati già abbondantemente discussi. Ci tengo a sottolineare che il paziente oncologico è il paziente oncologico tutto l'anno e che non smette di esserlo da settembre a dicembre, periodo in cui la Regione Campania smette di erogare finanziamenti per far sì che i pazienti possano avere l'esenzione d'IVA, e quindi sono costretti a farsi curare o in altre regioni o a dover pagare gli esami. Grazie. Dopo la mia esperienza con il cancro, e ho cercato di divulgarlo nel territorio. Ho lavorato molto nell'Argentina, ci sono diverse sedi dell'associazione che hanno autonomia operativa nella loro città, però collaborano tutte tra di loro. Allora, volevo dirvi della mia esperienza con il cancro. Allora, io sono cristiana credente, mi sono operata, sono uscita, sono andata in chiesa e ho detto: Madonna Santissima, pensaci tu, e non ci ho più pensato, ha cambiato la mia vita, e vi giuro che forse io ho incominciato a vivere dopo la mia avventura con il cancro. E quello che ho pensato di questa malattia era quella di vincerlo per tante donne, cioè io non pensavo a me, ma pensavo di come vincere per le altre donne. Siamo noi tutte impegnate nella prevenzione primaria, divulghiamo l'importanza della corretta alimentazione, della giusta attività fisica, con prevenzione secondaria, informazione, e siamo concrete con gli ambulatori per le vie senologiche, ginecologiche. Diamo una risposta a tutte le richieste che ci vengono formulate, anche perché abbiamo veramente dei medici eccezionali nel nostro territorio, che quando noi diciamo vogliamo fare un ambulatorio per i NEC, sono sempre pronti e disponibili. Allora, volevo parlarvi della Regione Campania. Il Ministero ha inviato i fondi per gli screening alla Regione Campania
per l'anno 2015, sono già attivi da parecchio tempo, però li ha mandati per il 2015 in ritardo con la clausola che se non raggiungono le percentuali previste dalla legge non saranno più rifinanziati. Gli screening della mamma e della regione sono stati affidati all'autonomia operativa delle ASL, al materno infantile, privo delle dovute competenze, perché ci sono al materno infantile non ci sono radiologi e non sono competenti sul tumore al seno. E nonostante gli stenti di ingenti fondi stanziati, non abbiamo una organizzazione idonea a garantire la diagnosi alle donne dai 50 ai 69 anni. Hanno documentato le seguenti criticità. Controlli. Sono fatti a pelle di leopardo, non coprono tutto il territorio, pertanto discriminatori. Le criticità rilevate alle donne che non si presentano agli screening è la mancata consegna delle lastre, l'esame non referendato e tante mancate diagnosi. Però vi devo dare una chicca. La scorsa settimana è venuta in ambulatorio una signora che aveva fatto lo screening a Salerno, aveva la lastra, l'ecografia e la refertazione. Ho detto finalmente dopo 25 anni mi hanno dato la risposta. Vedrà, mi scusi, vedrà dopo il nostro incontro, vedrà l'anno prossimo, saranno molto più alte. Ci penso io perché romperò le scatole, tra le altre cose. Si è detto che abbiamo tagliato i fogli, hanno tagliato i fogli per la radioterapia, abbiamo già fatto rivoluzione, le radioterapie saranno viste fine di fogli. La paziente pretende la refertazione dei lastri in quanto l'iter diagnostico si inserisce in un rapporto contrattuale tra paziente e struttura che è ben lungi dall'esaurirsi con la sola prestazione tecnica, in tal caso identificata in una diagnosi negativa alla patologia, ma si estende al dovere di informare che deve permeare l'intera prestazione finalizzata a consentire alla paziente di determinarsi in modo autonomo la cura, ciò è essenziale anche per la corretta e completa informazione dei medici di medicina generale che devono seguire il paziente. Pertanto le donne della mia provincia eseguono il controllo strumentale, mammografia e ecografia dei coccali con impegnativa presso i centri pubblici o privati che hanno attrezzatura ad alta definizione, eseguendo i controlli ad intervalli stabiliti all'esame. Certo, nella Napoli 2 prima e poi nella Napoli 2 Nord, perché c'era un accordo regionale del piano del 2003 in cui veniva valorizzata la figura del medico di medicina generale nella gestione e nell'organizzazione degli screening. Facemmo un accordo aziendale nel 2005 per cui la gestione degli inviti passò al medico di medicina generale. Fino ad allora c'era un'adesione del 30% agli inviti, con l'introduzione di questo meccanismo che prima era semplice perché stabilimmo e identifichiamo le leggi di medicina generale che fossero dei referenti nel territorio e nei distretti, acquisivano le disponibilità dei centri di mammografia che non erano certamente, non coprivano l'esigenza di tutte le donne appartenenti alla fascia del sangue, però comunque venivano distribuite, quindi per ciascun medico, per via posta elettronica, siamo tutti informatizzati per necessità contrattuale, tutti. Quindi venivano recepite queste disponibilità e distribuite per ogni medico, con cui ogni medico gestiva tutta la procedura. Ora è ancora di più che abbiamo l'accesso con delle password su un portale aziendale, ci sono le disponibilità di tutti i centri radiografici, per cui in quel momento decido con la donna che sta davanti a me il giorno e l'orario in cui fare la mammografia. A quell'ora, a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra, ci sono le varie disponibilità e c'è la risposta. Chiaramente ci siamo fidati delle strutture che erano messe a disposizione, abbiamo visto garanzia dell'esperienza dei radiologi, cioè chiaramente che abbiano perlomeno al loro attivo più di 5.000 mammografie.
di un anno. Le cose sono state ricevute, però purtroppo a macchia di leopardo, perché non c'è la disponibilità di tutti i centri radiologici sul territorio. Laddove l'abbiamo fatto abbiamo avuto una lesione che è variata dal 65 al 72%. Nella cooperativa dove faccio parte, la cooperativa Progettore Lazio, lavoro a Pozzolo di Bacco in Monte di Croce, siamo 45 medici, abbiamo il 72% della lesione. In 6 anni abbiamo trovato 65 neoplasie, in gran parte al di sotto del centimetro, più di questo penso non potevamo fare. C'è la maggiore necessità di sedute mammografiche, chiaramente. E un'altra cosa che è venuta fuori, ed è stata veramente una cosa che condivido in pieno con il dottor Saguatti, è che la sopravvivenza è legata alla presenza di centri di eccellenza. In questa regione purtroppo c'è una dispersione enorme. C'è un centro di oncologia per ogni ospedale, alcuni hanno solo il The Hospital, altri hanno magari qualche posto. L'importante è avere dei centri di eccellenza e poi il contatto con il paziente. Una volta che passa il primo step, che è la mammografia, c'è il sospetto della neoplasia, va avanti con l'ecografia, magari nella stessa giornata su questo abbiamo avuto garanzie. Poi dopo viene richiamato se ci sono dei dubbi, passa al secondo livello e quindi farà l'aspirato, il mammoton, e all'ospedale di Corso di Ceremano, quindi abbiamo garanzie sulla rapidità della diagnosi. Purtroppo quando passa poi a non poco si fa intercontare. È un paziente che ha bisogno di essere gestito anche per le malattie concomitanti, per le malattie intercorrenti, c'è la necessità di individuare eventualmente avversi a farmaci, e ce ne sono. Nelle lungo sopravviventi io personalmente ho trovato spesso delle situazioni legate più agli effetti avversi dei farmaci piuttosto che alla recidiva della neoplasia. E poi un'altra cosa che abbiamo cercato di fare, però ci siamo fermati perché non c'erano disponibilità, era individuare le donne con una genetica, con una predisposizione genetica, quindi con la variante BRCA1 e BRCA2. Abbiamo preparato una griglia di selezione, perché non possono essere sottoposte indiscriminatamente tutte le donne alle indagini di genetica, come purtroppo sta accadendo in questa regione e tante altre cose. Quindi si faceva una griglia di selezione dove c'era familiarità, venivano selezionate, facevo pure l'incontro con il CEINCE, che è il centro di riferimento di genetica della regione, però purtroppo la cosa non è andata avanti. La familiarità noi la mediamo perché ho visto delle pazienti che avevano una neoplasia, dopo 15 anni ne hanno fatto un'altra, poi l'ha avuto la figlia di 25 anni, e anche questo volevo dirlo, purtroppo il tempo di comparsa delle neoplasie sta passando sempre di più. Allora, lei mi ha dato lo spunto per, ha parlato prima di centri di eccellenza, adesso voglio arrivare alla politica, ma attraverso un passaggio. Qua vicino a me ho Silvia Seno, che è coordinatrice delle associazioni di Europa Donne Italia. Intanto volevo ricordare, perché forse per modestia la Rosanna prima non l'ha detto, è che l'intervento di Europa Donna presso le istituzioni europee ha fatto sì che ci sia stata una sensibilizzazione e che dall'anno prossimo ci debbano essere queste linee guida per quanto riguarda le breast unit in Italia. In Italia, se non mi ricordo male, dovrebbero essere previste 60 centri. Però prima parlando, Europa Donna a Milano, parliamo della regione Lombardia, che quando le cose sono positive devono essere di esempio. Per me è esempio la vostra disponibilità. In questo caso le donne di Europa Donna sono andate dalle consigliere, hanno senza differenza di partiti, di appartenenze, di età, hanno sensibilizzato, hanno fatto una rete di donne. Allora volevo chiedere alla nostra Silvia di raccontare brevissimamente, perché poi dopo faremo altri giri, e poi se questo tipo di sollecitazione, secondo voi, possa essere trasferito in campagna. Prima mi diceva l'assessore, naturalmente lo sapete, da poco prima dell'estate sono in carica e su 8 assessori 6 sono donne. Questo mi sembra, io confesso non lo sapevo e mi ha fatto molto piacere saperlo. Sì, buongiorno a tutti. In effetti sì, egli ha invitato a costituire un tavolo di lavoro
dove tutte le consigliere lombarde regionali appartenenti a tutti i partiti si sono riunite perché di fatto la Regione Lombardia è ancora ferma al 2013 rispetto al piano di attuazione delle prescritte. E questo sicuramente è incentivato non soltanto dall'interno proprio in Regione Lombardia ad attivarsi in tal senso. E non è soltanto questo un esempio di fattivo rispetto a quello che le donne all'interno della regione sono riuscite a fare. Sempre Europa Donna ha fatto una raccolta firme creando una mozione presentata al Consiglio regionale della Lombardia per chiedere l'esenzione del ticket proprio per gli esami di anticipazione diagnostica rispetto alla mutazione genetica, quindi BRCA1, BRCA2. Questa mozione è stata approvata nel luglio del 2014 e la delibera regionale da settembre è in attuazione, per cui anzi sono già girate in rete per dire la gioia anche delle donne che hanno potuto mostrare nel momento in cui sono andate sotto corsi esami che non hanno dovuto pagare il ticket. Quindi questo è un altro esempio. Giro a voi questa questa incidenza. Prima, come dire, permettetemi quasi una battuta, non possiamo fare peggio, nel senso che effettivamente i dati non... È già un buon inizio. Già questo, insomma, almeno abbiamo un punto di partenza che ci incoraggia a fare quanto più possibile. E dalle sollecitazioni di stamattina vengono in mente iniziative che sicuramente devono essere messe in piedi, di cui parlavamo anche prima appunto con la mia collega Lucia Rocchini. Innanzitutto con una campagna capillare che possa partire già dalle scuole, nel senso educare anche le ragazze a prendere cura del loro corpo, appunto, direi, e quindi essere attenti a tutte queste attività di prevenzione. Ma anche tornando a quello che diceva prima il dottore, appunto vengono concordati questi appuntamenti quando le donne vanno dal medico. No, assolutamente, però magari lo scopo sarebbe quello di intercettare quanto più possibile e magari appunto non limitarsi al camion, quello che può essere la robot, insomma attività itineranti. Comunque, per carità, lodevolissime iniziative che riescono a fare tanto nel nostro territorio, viste le carenze del sistema, ma dobbiamo cercare di mettere insieme delle azioni che siano continuative sul territorio e che appunto tutto questo associazionismo non deve sostituirsi a quello che poi dovrebbe essere appunto il nostro posto. Quindi il loro supporto è come dire fondamentale, ma le azioni che devono essere messe in piedi tramite anche poi le breast unit, quelle che sono supporto più operativo, ma ci vogliono delle strutture che concretamente operino. E già abbiamo parlato con la Presidente del Consiglio regionale, quindi magari anche la sollecitazione vi invito, come dire, ufficialmente a contattare anche le nostre consiglieri, magari anche tramite gli assessori, per mettere le iniziative anche col Consiglio, anche perché, come stavo dicendo, ho incontrato la Presidente del Consiglio regionale, la Presidente D'Amelio, e lei anche tramite i consultori ha proprio preso l'impegno di mettere insieme delle iniziative che possono essere al servizio della salute della donna, e quindi anche in questo caso per queste patologie, nel più breve tempo possibile. Oggi stesso saremo alla SLU1 proprio per cercare di mettere in piedi prima possibile delle attività concrete in questo settore. Se posso dire una cosa, sì. Rispetto a questo, non vogliamo essere campanilisti neanche noi, ci mancherebbe, però siamo rimasti favorevolmente sorpresi di quando Regione Lombardia ci ha chiamato per partecipare agli incontri, anzi più che incontri formativi, proprio di formazione presso tutti gli operatori delle ASL che ogni anno contano più di 50.000 mammografie, per metterli in rete in collaborazione con le associazioni del territorio e creare insieme le campagne di sensibilizzazione. Quindi questo a noi ha dato chiaramente spunto per poter prenderlo come modello di esempio. Noi stessi Europa Donna parteciperà a questi incontri per raccontare il nostro percorso di advocacy, ma la finalità di tutti questi percorsi, ma soprattutto perché la valenza di mettere in rete sia le associazioni che le istituzioni è di fondamentale importanza. Certo,
cioè rende conto, avendo anche la delega alla formazione, come dire, mi sembra perfetto, e come spesso soprattutto nel settore della formazione dico, se ci sono delle iniziative ben fatte di successo, a volte non ha neanche senso inventarsi cose diverse, ma prendiamo spunto da quelle che sono queste iniziative che hanno avuto un buon riscontro, quindi insomma magari dopo vediamo di replicare sul territorio campano questa attività. Quindi la parte farmacologica, quindi a cose già avvenute. Però io so che voi avete come punto di riferimento a 360 gradi, quindi naturalmente non solo per la patologia della quale ci occupiamo oggi, come farò la prevenzione. Ecco, vorrei che lei ci dicesse in quale modo le industrie farmacologiche si preparano e affrontano il problema. Beh, intanto devo dire che dal dibattito che abbiamo fatto oggi sono venuti fuori degli spunti interessanti che si riconducono sempre solo ad una cosa che è quello che noi vogliamo fare. Perché io vedo che ci sono delle associazioni come Rompadona, come lei presenta, un lavoro straordinario, però hanno le difficoltà e queste difficoltà nascono da tutta una serie di cose che poi si possono ricondurre essenzialmente a una sola: la sostenibilità e i costi, perché se no ci nasconderemmo dietro un dito. Adesso spiego che cosa voglio dire. Ed è proprio in questa direzione che noi vogliamo andare, perché oggi chi fa ricerca, chi fa innovazione, lo fa con dei grandissimi dispendi di energia, di risorse economiche. Oggi, i farmaci che vedete oggi sul mercato sono farmaci che sono stati scoperti 10 anni fa, perché ci vogliono 10 anni per sviluppare un farmaco, 3 miliardi di investimenti, un farmaco su 10.000 arriva sul mercato. E quando vi do due numeri che sono interessantissimi, la percentuale di successo delle nuove molecole, delle nuove entità molecolari è pari al 3,4%. Quindi vuol dire che quando c'è una nuova entità molecolare, sì, la percentuale di successo, quante ne arrivano sul mercato? Siamo intorno al 3-4%. Dopo gli studi di fase 2, che sono già degli studi importanti, i farmaci che arrivano sul mercato sono il 14%. Quindi c'è un grosso dispendio di energie per cercare tra l'altro di fare farmaci sempre più mirati, sempre più ben tollerati, sempre più con le biotecnologie. Quindi la farmaceutica è molto cambiata. Oggi l'impegno delle imprese del farmaco non può essere più solo la ricerca, non può essere più solo portare innovazione, ma far sì che l'accesso all'innovazione sia poi garantito alle persone che ne hanno bisogno. E quindi dobbiamo lavorare sempre di più insieme alle istituzioni, ma sempre di più insieme alle associazioni dei pazienti, perché intanto pensiamo che dobbiamo avere anche un ruolo sociale, per non essere sempre visti sempre solo come un costo, perché in realtà la farmaceutica in Italia è sempre vista solo come un costo perché costa. Io penso che la farmaceutica debba essere vista come una soluzione, perché spesso porta soluzione. Se oggi arriviamo al 98% di persone che con uno screening adeguato, con una terapia corretta, possono sopravvivere al tumore del seno, vuol dire che abbiamo fatto dei progressi importanti. Allora, il nostro ruolo è quello di essere al fianco, proprio perché, se torno alla mia provocazione iniziale, se tutto si riconduce ai costi, con la prevenzione, con gli screening si possono in qualche modo dirottare delle risorse, perché questo fa sì che si risparmiano i soldi, si possono dirottare queste risorse a chi ha bisogno di cure, perché non ce lo possiamo nascondere. Oggi l'accesso alle cure non è uguale per tutti. Oggi l'accesso alle cure avviene in notevole ritardo nel nostro paese rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Oggi l'accesso alle cure è diverso da regione a regione. No, l'anno scorso ogni anno, seguendo il Quirinale, c'è la giornata della lotta contro il cancro, e l'anno scorso c'era la Lorenzini, la quale ha detto che uno dei motivi conduttori anche per la politica del governo deve essere il diritto di accesso. Quindi mi riallaccio a quello che diceva lei, il diritto di accesso che non c'è, purtroppo non c'è nel nostro paese, non c'è, o perlomeno c'è un accesso che è sempre ricondotto alla politica e alla dinamica
dinamica dei costi, sottovalutando il fatto che da noi la sanità costa meno degli altri paesi, perché si spende meno in sanità, l'assistenza farmaceutica costa meno degli altri paesi, perché a fronte di una media pro capite di 400 euro siamo sui 270 euro spesi per cittadino per l'assistenza farmaceutica di un anno. Però nonostante questo è incredibile poi vedere come tutte le volte la sanità debba andare attraverso i tagli a finanziare che cosa? Altre spese. Io non so più dove andremo a finire, vedo che un anno il governo aumenta il fondo, le regioni dicono di tagliarlo, l'anno dopo le regioni dicono che invece questo fondo è troppo basso, ma l'avete tagliato voi l'anno prima. Cioè allora mettiamoci d'accordo e cominciamo a gestire la sanità in un modo diverso. Oggi la sanità è un problema, chiudo, è gestita a silos, per cui la prevenzione va in una voce, la terapia va in un'altra voce, i farmaci vanno in un'altra voce e poi si dice la farmaceutica costa troppo verso che cosa? Se ti fa risparmiare dei costi, allora facciamo in modo che questi costi rimangano all'interno del sistema, come spesso sento dire al Ministro, perché vengano dirottati là dove servono. Se servono questi soldi nel fare screening, che lì si mettano. Se lo screening fa risparmiare dei soldi, curiamo più donne che magari dopo lo screening hanno trovato si liberano risorse. Il problema è che quando in Italia si liberano delle risorse, queste risorse vanno via dalla sanità e le amministrazioni ci dovranno dire prima o poi dove vanno a finire. Il Caldarelli può dare le linee guida per altri sì. Centri. Io ringrazio la cosa del libido, poi mi sento rappresentante di tutti i colleghi che operano in Campania con questo, che affronta questo problema del turismo. Caldarelli sì, lavora molto, però con grossi sacrifici delle persone che ci sono intorno. Ci manca un pochettino l'organizzazione anche dello stesso ospedale, che affina molto al buon senso. E noi come Caldarelli abbiamo tutto, il paziente che afferisce sempre, come noi screening non ne facciamo, arriva da noi il paziente che deve essere poi sottoposto a un trattamento. E quindi questo è importante affrontare la potenziale, perché molto se noi facciamo screening, il paziente arriva con questa povera mammografia, con il nodo, col tumore sospetto, però poi perde tempo per provare quando si opera, dall'aspirato, gli accertamenti, il pre-ricovero, gli esami, e quindi lì ci sta il vuoto. Quindi a migliorare lo screening, però nel suo tempo se non miglioriamo anche noi. Cioè, lo screening è la prima tappa. Sì, però insieme a deve essere anche poi il paziente che poi scopre il tumore, deve trovare subito un percorso avviato più qualificato. Nel 2013 sono stata una statistica che più dell'80% in Italia dei tumori vengono trattati in strutture non idonee perché il chirurgo non è bravo. Un paziente che è operato dal chirurgo in quel posto, poi il paziente deve andare in un altro posto per fare la visita oncologica, poi ancora altrove, e quindi potenziare le strutture dove il paziente ha può risolvere il problema all'azienda. Noi abbiamo deciso che oggi è l'anno zero e il diverso rispetto alla No, l'anno zero io intanto vi ringrazio moltissimo, questa è una grande opportunità. Io considero la prevenzione in sé nel senso più ampio la vera chiave di volta per riuscire poi a fuoriuscire da una serie di problemi di cui poi tutti pagheremo le conseguenze. Ho uno dei luoghi privilegiati, però starei attenta perché prima di sensibilizzare, diffondere e dare informazioni, forse è necessario conoscere quelle informazioni e soprattutto avere una risposta alle richieste che poi nascerebbero da quella sensibilizzazione, informazione e consapevolezza, perché la consapevolezza, è stato anche detto stamattina, è uno degli obiettivi primari. Per cui credo che
prima si debba fare uno sforzo maggiore di organizzazione, di pensare un modello organizzativo che è razionalizzazione, perché abbiamo visto purtroppo sulla pelle di tutti una razionalizzazione che è stata un taglio orizzontale delle risorse. Allora, le risorse non sono soltanto le risorse economiche, io condivido profondamente il fatto che poi alla fine il taglio delle risorse probabilmente abbia riportato un risparmio, ma un risparmio che è costato moltissimo, è costato in termini di differenza tra tattiche e strategie. Esattamente. Ed è stato un risparmio sicuramente economico, ma finto, un finto risparmio economico, perché significa anche avere necessità di spendere maggiormente in cure, questo noi lo vediamo in tutto. Allora, forse è necessario avere un po' di coraggio, fermarsi, effettivamente considerarlo come il punto zero, fermarsi un attimo e capire che il risparmio non è il taglio ed è l'anticipazione, per quanto riguarda la nostra regione, del taglio anche delle risorse per i cittadini, cioè arrivare a fine anno, e non è più fine anno perché quest'anno si è anche anticipato il taglio, a non avere più risorse per rispondere alle necessità primarie dei cittadini, mi sembra, diciamo, un atteggiamento non esattamente responsabile. Quindi volevo giusto dire un'altra cosa, noi prima scambiandoci un po' qualche battuta, diciamo, questa è un'occasione che non possiamo assolutamente perdere, cioè quella di diffondere, sensibilizzare. Allora, è vero, oggi c'è stata una scarsa risposta, però io credo che questa scarsa risposta anche della cittadinanza non sia poco coerente al fatto che c'è una scarsa presenza anche delle istituzioni, io lo penso in maniera quanto più ampia. Per cui una delle proposte, forse anche un po', è quella di replicare invece, cioè quella di avere la perseveranza, la tenacia che contraddistingue, no, anche l'azione delle donne e delle associazioni, nel riproporre nuovamente un'esperienza, una giornata come quella di oggi, di portarla in altri luoghi e di impegnarci, credo che questo possiamo impegnarci insieme, a sensibilizzare maggiormente anche non soltanto la città di Napoli chiaramente, ma un po' tutto il territorio regionale per quanto possibile, quindi di cercare un luogo, un tempo, un momento in cui diffondere maggiormente, perché mi sembra che sia fondamentale anche le testimonianze, no, che ci sono arrivate in maniera molto forte, la solitudine che è quella che colpisce anche, che dà minore possibilità di uscire dalla malattia a volte, non deve essere il tema portante, cioè non ci può essere più tanta solitudine, e invece è quello che io riscontro anche nelle richieste che poi ci arrivano da parte dei cittadini e del territorio. Grazie, grazie. Più che io, no, la regione in termini di dal lato della, era chiaro che era quello che rappresenta. Direzione salute e diciamo assessorato, anche se sapete che l'assessorato della sanità della regione Campania è vuoto, nel senso che essendo commissariato aspettiamo la nomina di un commissario governativo per il sistema sanitario, ma mi sembra di poter dire, anche se non in quanto interventi sociosanitari, non mi occupo direttamente di tutto ciò che è prevenzione, screening su queste tematiche, ma in quanto invece dirigente ad interim della unità materno-infantile, che quindi si occupa anche delle attività consultoriali e comunque per conto anche del presidente dell'UCLA, del suo consigliere alla salute, del professor Coscioni, mi sento di poter dire che ha aderito, e so che saluto, quindi non posso che confermare, voglio dire, l'orientamento al massimo dialogo con tutte le componenti di un ministero. Chiamato qui a tirare un po' le fila. Ops, c'è un eco. Esatto. Dicevo, a tirare un po' le fila. E se mi permettete anche fare qualche osservazione personale. Io faccio questo lavoro da volontaria, ovviamente, come buona parte di tutti noi. Sono una forte motivazione perché sono una ex paziente, eccetera, eccetera. Ecco, io trovo che l'incontro di oggi
sia stato significativo, ma devo dire non solo in senso positivo, sia stato significativo perché sicuramente ho visto molta partecipazione, molta adesione, degli stimoli molto interessanti da parte di tutti i relatori, che ovviamente ringrazio. La parte che trovo, e qui faccio un po' un appello, guardo le nostre amiche, forse più carente, io mi sono occupata molto anche di donne, di leadership femminile, eccetera, e qui guardo le donne, perché sicuramente il sistema è complesso, il sistema è rigido. Qui forse in questa regione abbiamo visto che è magari ancora più rigido di altre regioni, ma scusate, proprio qui, proprio in questa regione, dobbiamo intervenire. Credo che il volontariato, a tutti gli effetti, si stia dimostrando come una leva importante per il sistema. Quando io dico che cosa facciamo come Europa Donna, sappiamo i diritti, eccetera, ah, ma allora siete una lobby? Sì, siamo una lobby civile, siamo una lobby forte che lotta per portare avanti i propri diritti. Guarda caso sono dei diritti di salute, sono dei diritti umani, dei diritti riconosciuti. Allora io dico, non siamo nel nostro angolo, davvero chiamo tutte le donne della campagna a unirsi, lo faremo noi volentieri come punto centrale. La lista sarà lunghissima. Cominciamo a tirare fuori, a condividere 5 punti e su quelli, signore, battiamoci. Io mi ricordo il professor Veronesi, quando mi raccontava di come era nato Europa Donna, ho detto, sai, ero a Washington, non c'era ancora la luce rosa, e ho visto un pannello di donne, un sacco di donne davanti al congresso perché stavano. E poi ho chiesto cosa stanno facendo. Stava passando la legge sulla spesa degli armamenti. Signore, sono state lì per giorni davanti al congresso, fino a quando non hanno devoluto, destinato una percentuale della spesa sugli armamenti e la difesa in favore della ricerca sul campo. Stiamo parlando di 25-30 anni fa. Ma è questo di cui noi abbiamo bisogno. Di cui noi, ognuna, cioè quella che è passata attraverso la malattia, sa. Pinuccia ha detto molto bene la sua solitudine. Non è la sola Pinuccia, ce ne sono migliaia, milioni di donne sole in quel momento. Ma se noi non trasferiamo questa solitudine in un desiderio di superare la barriera, non andiamo più da nessuna parte. Quindi io vi lascio ringraziandovi moltissimo del contributo. Io vi prometto che non è finita qui. Tanto faremo fino a quando torneremo, andremo, faremo tutta la serata, useremo tutte le vostre buone disponibilità e da qui continueremo a partire, a fare il percorso verso quella che qualcuno ha chiamato stamattina la normalità anche in questa regione. Quindi grazie infinite.